Ben ritrovati alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest'anno Radio Montorfano è presente all'Ariston e voterà sia per l'assegnazione del premio della sala stampa Lucio Dalla che nella giuria della stampa, il cui voto vale il 30% del totale. Quindi due votazioni molto importanti a cui RMO sarà presente. Il microfono ora ad Elisa, che è in sala stampa per le interviste. A te, Elisa. Grazie Mariana, un saluto ai nostri radioascoltatori. Dalla sala stampa Lucio Dalla, io sono in compagnia di Paola Turci. Un grandissimo ritorno all'Ariston, un gradito ritorno soprattutto con una canzone particolare, L'ultimo ostacolo. Il pezzo che hai portato a Sanremo, Paola, ci ricorda che non siamo soli e che gli ostacoli si possono superare. È così? Non siamo soli, è questo il senso della canzone. Pensare di avere ancora quella mano grande, io da bambina, poi da donna, ricordandomi quando ero piccola la mano grande di mio padre, ecco, quel supereroe che mi portava a conoscere il mondo, mi faceva sentire sicura, mi faceva sentire al sicuro e quindi fuori pericolo. E questo è un po' il senso, il non essere solo. Il sapere di avere trovato qualcuno su cui contare, qualcuno con cui anche inciampare, cadere insieme, come dice la canzone. È bellissimo pensare di cadere insieme, anche se appunto si cade e magari ci si fa male, ma in due ci si conforta. Quali sono i tuoi ricordi più belli del festival a partire dalla tua prima volta su questo palco? Il primo ricordo è stato al momento prima di esibirmi la prima volta. Era l'una di notte, mi presentavo 21enne con una canzone scritta da Mario Castelnuovo ed ero alla mia prima televisione, alla mia prima partecipazione, al mio primo 45 giri, la mia prima canzone. Era tutto la prima volta per me. Perciò lo vivevo con l'incoscienza di una ragazzina che non si rende conto di quanto grande sia quello che sta accadendo, quello che lo circonda. Fino a quando, un minuto prima di salire sul palco, dietro le quinte, mi passa accanto una specie di angelo alto 2 metri, vestito di bianco con delle ali gigantesche, ma erano circa di 2 metri, 2 metri e mezzo, ed era Donatella Rettore che mi ha preso il braccio, me l'ha stritolato dicendomi: "Mi raccomando, in bocca al lupo", mi ha terrorizzata e da lì sono entrata nella dimensione reale del Festival di Sanremo, e cioè quindi è bello, è adrenalinico e anche però paura, emozione, tutto quanto. Che cosa è cambiato per te in questi 2 anni dal Sanremo 2017 ad oggi? Cambiano sempre le cose, è cambiato già qualcosa da 2 anni a questa parte, da Fatti Bella per te, cambia perché si ricomincia. 2 anni fa sono arrivata qui con una nuova consapevolezza, ero reduce dalla scrittura di un'autobiografia che mi ha liberata dalle mie paure, ma l'ho già raccontato 2 anni fa, l'ho espresso in quella canzone. E da lì è ricominciato una nuova vita, nuove esperienze, nuove letture della vita, letture anche di me stessa. Ecco, io penso che ognuno di noi si voglia, abbia piacere anche di mettersi in gioco, di scoprire di se stesso qualcosa di nuovo. Io l'ho fatto in questi 2 anni. Sperimentando intanto il live del disco in cui era contenuto Fatti Bella per te, che è il Secondo Cuore, un disco che aveva alzato la voce, che aveva alzato il livello di suono e di potenza, e perciò l'ho portato in giro nei teatri, poi quelli che sognavo di fare da sempre, che sono riuscita a fare, l'ho portato nei teatri. Ed è stata un'esperienza forte e nuova. Sono sempre stata abituata a cantare in un certo modo. L'ho cambiato anche grazie all'incontro con Luca Chiaravalli, che
siamo al secondo lavoro discografico insieme, è il mio produttore da 2 anni e con lui io mi diverto, mi piace, mi interessa moltissimo entrare dentro nuove dimensioni. Quest'anno, anche se non sembra, è la mia canzone, L'ultimo ostacolo, è una canzone emotivamente molto impegnativa e con dei registri che possono sembrare estremi, ma è una scelta, la scelta di gridare, la scelta di portare quasi allo strappo il momento del ritornello è voluto, ovviamente. Certamente non viene sempre allo stesso modo, ma io sto cantando con un nuovo registro, con nuovi obiettivi. Oggi abbiamo visto giovani leve, ma anche esperti. Si dice che col tempo gli stimoli vengano meno. Tu invece come riesci a mantenere alta l'asticella? Qual è, insomma, il tuo segreto per il tuo successo? Intanto è un'età che può essere appunto un'età prossima alla pensione, anche se adesso non lo è più, ma può essere anche un'età in cui senti il declino e tutto quanto. Nel mio caso io sento una vitalità che non avevo neanche prima. Sento un benessere, a parte qualche momento appunto, call, eccetera, però mi sento bene, mi sento in forma e mi viene spontaneo avere voglia, ma forse nella mia natura. Per me l'elemento primario della mia vita è la curiosità, è scoprire quali altre strade ci sono da percorrere. Certamente è un rischio, ma mi piace correre rischi. D'altronde la mia vita è stata abbastanza particolare fino adesso. Ho avuto delle sofferenze, insomma, ne abbiamo parlato a lungo. Perciò io ho voglia di vivere. Cioè, il titolo del disco, Viva da morire, è un titolo veramente che mi calza a pennello. Mi sento viva da morire. È capace di fare quello che sento di fare. A volte mi confronto con persone magari della mia età, ai quali dico io vorrei, che ne so, appunto fare un giro nello spazio, oppure mettermi a azzardare una mise che magari, che ne so, alla mia età non è proprio facilissimo. E magari mi rispondono, ma no, dai, ma alla tua età non puoi fare una roba del genere, ma figure, ma adesso rilassa, insomma, deponi le armi, ma non è proprio una questione di deporre le armi, di energia, ma l'energia viene fuori anche quando ti tratti bene. E io ho imparato anche a trattarmi bene, quindi a sentirmi bene, viene fuori questa energia e me la godo. Ringraziamo ancora di cuore Paola Turci per essere stata con noi e vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti.